I valori della vita e i valori dello sport sono la cosa più importante che c'è oggi, dato che viviamo dei momenti difficili. Quando si vedono queste strutture, uno si entusiasma tanto, perché queste sono strutture proprio fatte apposta per coltivare i ragazzi e farli venire su con la mentalità sportiva, una mentalità pulita. Ci sono tante tentazioni, quindi fare queste cose, e il Panathlon è un'associazione che è dedicata a questo problema, è una cosa bellissima. Oggi per me è una giornata di festa. L'ennesima per quanto riguarda questo Panathlon, quest'area, perché noi siamo rimasti al Panathlon che ha avuto l'esclusiva di avere un grande campione mondiale come Oscar Schmidt nella pallacanestro in quella bellissima sede che lei ricorderà sicuramente. Perfetto, Caserta per me sta nel cuore, perché io ero molto amico di Maggiò e ho vissuto la pallacanestro Caserta in modo intenso. Inoltre il Panathlon di Caserta è portato avanti da un grande presidente, un presidente di primissimo ordine, Paolo Sandulli. Non lo dico per complimento, ma possiamo essere fratelli, perché io mi chiamo Pietro, lui si chiama Paolo, quindi siamo due santi. Io intanto ringrazio il presidente, il governatore dell'area, già presidente del Panathlon di Napoli, il dottore Pietro Sanguinetti, che ci onora e che ci supporta e ci dà la possibilità di poter portare avanti il Panathlon International, che nella nostra realtà è quello di Terra di Lavoro, che è nato nel 1954 e che ha voluto sempre ribadire non solo i valori dello sport, ma soprattutto i valori del fair play. Noi ci battiamo per un'educazione attraverso lo sport e queste realtà, come diceva il dottore Sanguinetti, sono realtà che favoriscono queste nostre iniziative, perché danno la possibilità ai giovani di fare lo sport, danno la possibilità a questi stessi giovani di educarsi attraverso lo sport e quindi acquisire tutti quei valori che sono fondamentali, indispensabili per la vita, a cominciare dal rispetto delle regole e quindi per la legalità. Noi stasera ringraziamo l'ospitalità di questo grande centro sportivo e speriamo di poter continuare con altre iniziative di questo genere insieme a loro. Governatore, tra l'altro l'onorevole Santulli si occupa di sport, di sociale, anche nella sua vita politica al Comune di Aversa, è nota in Regione Campania ormai la sua battaglia per la pista di atletica. Bisogna dare dei messaggi di impegnarsi per lo sport. Caserta ha questo problema, Napoli c'è il problema del Collana. Quindi dovunque noi andiamo ci rendiamo conto che le varie amministrazioni trascurano gli impianti sportivi, che sono veramente il cibo per i ragazzi. Quanti ragazzi, invece di spacciare droga o andare a fare le baby band per la strada, potrebbero fare atletica, potrebbero fare pallacanestro, potrebbero fare una serie di cose. E allora bisognerebbe convincere i nostri politici di prendere esempio dal caro amico Paolo Sandulli, professore Sandulli, che bisogna impegnarsi soprattutto nel sociale. E oggi nel sociale non vorrei dire che ci sta solamente lo sport, ma c'è anche lo sport.